Buonasera, benvenuti allo spazio di comunicazione economica proposto settimanalmente da Confindustria Chieti Pescara a Rete 8. Nella puntata odierna ci occupiamo di un tema quanto mai attuale e parleremo di geopolitica e di imprese. Tenteremo di entrare nel merito di per quale motivo sia così importante essere aggiornati sulle tematiche di interesse globale, e questo è semplicemente un imperativo per le aziende che operano in contesti commerciali in rapporto con altre realtà internazionali. È evidente ovviamente che una errata valutazione in tal senso si ripercuote negativamente, può rappresentare dei rischi per quanto concerne la catena del valore anche in una prospettiva di lungo termine. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Andiamo subito in collegamento per conoscere Davide Tentori, che è ricercatore dell'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E in studio ritroviamo Lucio Laureti, che è il presidente della sezione turismo di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti. E ancora un altro ospite, Fausto Cosi, che è amministratore delegato di Irplast. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione e andiamo dall'ospite in collegamento, al quale vogliamo chiedere di inquadrare meglio il concetto di geopolitica e ovviamente di illustrarci qual è il focus, qual è l'obiettivo fondamentale dell'ISPI. A lei. Sì, grazie. Sicuramente la geopolitica, come diceva nell'introduzione, è quanto mai attuale in un periodo così incerto e travagliato, non solo per le relazioni internazionali, ma anche per le imprese, per le aziende, per le decisioni che gli imprenditori devono prendere ogni giorno. Più che di geopolitica, diciamo, per quanto riguarda ovviamente le decisioni economiche, si può parlare più di geoeconomia, e quindi cioè di quanto quello che succede nel mondo, quanto la geografia e le implicazioni politiche ed economiche poi vanno ad impattare sulle decisioni quotidiane appunto di un'azienda. Parlo di decisioni in termini di commercio, quindi di quali mercati, cioè su quali mercati andare a prendere i miei input, oppure su quali mercati andare ad esportare i miei beni o servizi che produco, così come quali mercati invece scegliere per i miei investimenti. E ovviamente in questo periodo, come dicevo, eventi come prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno reso sempre più difficili le decisioni per un'azienda, e non sono ovviamente certo io a doverlo spiegare, ma gli imprenditori lo sanno molto meglio di me. Noi all'ISPI cerchiamo di chiarire, di aiutare, quantomeno a fornire qualche indicazione in più per dare delle indicazioni appunto su come orientare queste scelte. Lo facciamo con le nostre analisi, ma soprattutto anche avvalendoci di collaborazioni dallo stesso mondo delle aziende, la stessa Confindustria con cui collaboriamo a livello nazionale, ma anche altri attori che ci possono sicuramente aiutare a fornire una visione quantomeno di insieme per aiutare appunto le aziende a navigare un po' in questo mondo che è sempre più tempestoso, diciamo. Grazie Tentori, lei ha toccato due argomenti che sono fondamentali, ha parlato di pandemia, poi ovviamente dell'evento bellico che sta scombussolando un po' tutte le dinamiche, quindi con queste premesse andrei da Laureti per capire in questo quadro come si colloca il nostro territorio, quali sono le prospettive. A lei, Presidente. Grazie. Come ha detto chi mi ha preceduto, queste grandi rivoluzioni devono dare dei messaggi alle imprese, non tanto solo per il commercio, ma quanto per gli investimenti. Ci sono zone del mondo che sono diventate meno sicure, meno garanzie, e quindi chiaramente questo comporta una serie di scelte che sono diverse rispetto a qualche anno fa.
Per quanto riguarda la nostra area, per quanto riguarda l'Abruzzo, l'Abruzzo, come sappiamo, è una regione orientata alle esportazioni. Abbiamo aziende importanti che fanno diventare l'Abruzzo una delle regioni più dinamiche dal punto di vista delle esportazioni. Le esportazioni riguardano soprattutto i settori tradizionali dell'Abruzzo, il tessile, abbigliamento. Poi, tra l'altro, la sigla di questa trasmissione fa già vedere più o meno i settori in cui l'Abruzzo è abbastanza forte. Quindi il tessile, abbigliamento, la chimica, molto importante, la meccanica, l'automotive, di cui si parla tanto, senza dimenticare poi i settori alimentari, soprattutto i distretti della pasta e del vino, che stanno invece incrementando sempre di più le loro quote di mercato. I mercati, i paesi dove noi esportiamo di più, parlo dell'Abruzzo, sono soprattutto Germania, Francia, Stati Uniti e un po' meno la Spagna, mentre si stanno aprendo, o si stavano aprendo, ma si stanno aprendo soprattutto opportunità nei paesi MENA, quindi in Arabia Saudita, l'Europa dell'Est, salvo a vedere che cosa gli eventi di cronaca ci porteranno anche in quell'area lì. Quando parliamo di investimenti, quindi parliamo di internazionalizzazione, quindi parliamo di opportunità all'estero, però non dobbiamo dimenticare che questi sconvolgimenti, queste modificazioni potrebbero anche portare qualche beneficio alla nostra regione, non tanto per le nostre imprese che devono esportare, quanto per imprese che sono estere, che potrebbero avere interesse a aprire succursali o aprire aziende nella nostra regione. Perché il fatto che noi abbiamo delle aziende competitive a livello di esportazioni significa che il tessuto socio-culturale della nostra regione è all'altezza di queste a livello internazionale. E quindi magari se attraverso una serie di norme si sburocratizzasse l'insediamento di nuove imprese e si agevolasse l'insediamento di nuove imprese, l'Abruzzo potrebbe entrare anche a questo titolo nel settore dell'internazionalizzazione e nella globalizzazione. Grazie Presidente. A proposito di insediamento di imprese in Abruzzo, io adesso cederò la parola al Dottor Cosi, che rappresenta appunto, come ho detto in apertura di trasmissione, l'IRPLAST, che è un'azienda leader per quanto concerne il settore della gomma e della plastica, che ha una sede ad Atessa, quindi nel Chietino. È una realtà che si rapporta ovviamente con tantissimi altri attori, non solo a livello nazionale, quindi vogliamo sapere esattamente dalle parole di Cosi come vive un'azienda così complessa e un momento come questo che stiamo attraversando. A lei. Sì, grazie. IRPLAST ha 3 stabilimenti, 2 ad Atessa e 1 ad Empoli in Toscana. Noi lavoriamo film in polipropilene per imballaggio ed esportiamo il 75% del nostro fatturato. Quindi questo dà già una dimensione dei collegamenti, dei legami internazionali che un'azienda come la nostra deve saper interpretare e gestire. Ecco, in questa fase è chiaramente il confronto bellico che è alle porte dell'Europa ha impattato notevolmente sulle dinamiche aziendali, non fosse altro che per quanto riguarda il costo dell'energia e del gas. Noi siamo un'azienda energivora e do 2 dati per dare la dimensione del problema. Nel 2020 abbiamo speso per gas ed energia 5 milioni e mezzo di euro. Nel 2021 abbiamo speso 11 milioni e mezzo di euro. Nel 2022 spenderemo 21 milioni di euro per questa voce di costo. Quindi in 2 anni vuol dire che abbiamo quadruplicato il costo per gas ed energia. Quindi c'è un impatto fenomenale sui conti aziendali per situazioni
extra della nostra azienda che riguardano quindi i mercati internazionali e riguardano anche aspetti geopolitici, come si diceva in apertura. Certamente è vero che il prezzo del gas era già cresciuto da agosto dell'anno scorso, quindi prima dell'insorgere del conflitto russo-ucraino, ma l'esplosione c'è stata da febbraio in avanti e il picco è stato raggiunto fra luglio, agosto e settembre di quest'anno. Veramente le aziende sono sottoposte a una tensione veramente notevole, perché in molti imprenditori del settore cartario, per esempio, le acciaierie o anche nel nostro settore, hanno preferito chiudere per certi periodi, per certe settimane, perché la produzione era oggettivamente in perdita. È difficile ribaltare interamente sul mercato, quindi sui prezzi di vendita, questi incrementi di costo, ma certamente questo aspetto dell'energia è alla radice degli incrementi inflattivi a doppia cifra che stiamo rilevando. Quindi c'è una interconnessione forte per quanto riguarda le aziende da situazioni internazionali e geopolitiche. Voglio completare il ragionamento per dire questo: noi fortunatamente non abbiamo avuto gravi problemi da un punto di vista di fatturato, perché non eravamo esposti né in Russia né in Ucraina. E anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, noi non avevamo acquisizione di materie prime da questi paesi. Quindi da questo punto di vista siamo rimasti scevri da condizionamenti. Ma c'è da fare un ragionamento più complesso che riguarda le dinamiche del futuro. Vale a dire, noi siamo ragionevolmente convinti che, ad esempio, la Cina sapesse in anticipo delle idee di Putin e delle strategie di Putin. Per cui è naturale che nei prossimi anni, già sta avvenendo, gli idrocarburi prodotti in Russia, quindi sia petrolio che anche gas, saranno destinati a Cina ed India in primis. Questi paesi si sono già attrezzati per trasformare questi idrocarburi in derivati, con i quali invaderanno l'Europa a prezzi molto bassi nei prossimi 2-3 anni, quando saranno pronti con gli investimenti che hanno già messo in cantiere, li hanno già messi in cantiere prima dello scoppio della guerra. Questo ci deve far riflettere, perché a nostro avviso queste situazioni qualcuno le conosceva già prima. E quindi i cinesi si sono organizzati con investimenti abnormi, tant'è che le produzioni in Europa di prodotti commodity nel settore della plastica, per esempio, che è quello che ci interessa, sono destinate ad esaurirsi. E l'Italia, che è il paese dove la plastica è nata, perché è nata negli anni 60 con l'ingegner Natta, che aveva creato la Moplen e quant'altro, con la derivazione, la raffinazione degli idrocarburi, ha oggi impianti vetusti che perderanno sicuramente competitività sul mercato. Quindi c'è anche alle viste un cambiamento importante negli scenari globali, che deriva da situazioni, come si diceva, di natura politica o geopolitica, che magari non subito, ma il cui effetto vedremo come onda lunga nel medio termine. Ci ha dato un quadro con dei risvolti molto molto interessanti, che mi danno la possibilità di andare da Tentori in collegamento, perché appunto Cosi parlava di quanto per le aziende sia questa situazione attuale veramente stressante sotto tanti profili, non solo sotto il profilo economico ma sotto il profilo della progettualità. Cosi giustamente parlava anche di una dinamica internazionale che più volte nella nostra trasmissione ricorre, relativa alla necessità di rendersi per quanto possibile indipendenti e slegarsi da determinate dinamiche, tant'è che si parla di deglobalizzazione. È percorribile questa via? È così? Ci dica qualcosa in più. Sì, diciamo che in questi ultimi mesi si sta parlando molto di deglobalizzazione, dopo sostanzialmente 30 anni in cui il libero scambio aveva fiorito un po' ovunque, le catene del valore si erano allungate,
con il risultato che c'è una grandissima, tutt'oggi una grandissima interdipendenza economica tra le varie regioni del mondo, oggi si comincia a porsi delle domande sul futuro di questo modello. Per questo motivo appunto si sta anche parlando molto del cosiddetto reshoring o comunque di quelle pratiche rivolte ad accorciare o a modificare le filiere produttive con il conseguente rimpatrio di investimenti da paesi che non sono considerati magari più affidabili, possano essere la Russia per motivi appunto legati alle sanzioni, ma anche la stessa Cina per altre appunto scelte, per motivi magari legati a sicurezza nazionale o comunque anche a motivi differenti per problematiche di costo o quant'altro. Sicuramente andremo incontro verso una competizione globale per quanto riguarda la supremazia tecnologica, lo vediamo in tutti i settori caratterizzati da appunto un'alta età tecnologica che utilizzano ad esempio moltissimi semiconduttori che però tutti cercano quantomeno di produrre, sia l'Unione Europea, gli Stati Uniti, ma anche l'Asia, la Cina, stanno cercando di aumentare la produzione interna, di rendersi autosufficienti, ma non bisogna dimenticarsi che di converso i semiconduttori sono comunque inseriti all'interno di una direttiva che prevede un utilizzo intensivo di materie prime, come minerali critici, terre rare, che sono controllate in buona parte dalla stessa Cina. E quindi, per rilacciarmi anche a quello discorso che si faceva prima, sì, da una parte si cerca di rendersi magari più indipendenti da Pechino, però bisogna fare i conti con il fatto che la stessa Cina si è appunto è partita prima di noi, prima degli altri, e quindi si è accaparrata una buona parte di queste risorse che sono cruciali. E quindi dovremo comunque fare i conti con la Cina anche nei prossimi anni. È un quadro decisamente, decisamente complesso, e grazie per queste precisazioni che mi consentono di tornare qui in studio per parlare con il Presidente Laureti che, come ben abbiamo spiegato prima, si occupa di turismo in quanto è il Presidente di questa sezione per Confindustria Chieti Pescara. Quindi vogliamo chiedere tutto questo come impatta su questo settore, quali sono stati i risultati fino adesso nel 2022 e quali sono anche le prospettive. A lei, Presidente. Beh, direi che il 2022 dal punto di vista turistico è stato un anno ottimo, dal punto di vista del fatturato, quindi abbiamo avuto numeri importanti, numeri che hanno riportato quasi, ma non siamo ritornati al 2019, ma ci siamo avvicinati abbastanza. E diciamo che la situazione geopolitica probabilmente ci ha agevolato, nel senso che molte persone che avrebbero magari passato le vacanze in certe aree del mondo dove adesso non si può andare sono rimaste in Italia. Io credo che l'Abruzzo non abbia risentito molto della situazione geopolitica, perché in Abruzzo non abbiamo una grande tradizione di turisti stranieri. Io sono stato presidente dell'aeroporto per alcuni anni, quindi so più o meno i numeri, e quindi non siamo, diciamo, da questo punto di vista fortemente esposti ad un turismo internazionale. Per esempio, io sono nel consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Rimini, che aveva voli giornalieri con l'Ucraina e con la Russia. Lì ci sono stati problemi grandissimi. Comunque dicevo che dal punto di vista del fatturato la situazione della stagione è andata bene, per poi sfociare nell'altra faccia della medaglia, come si è parlato anche nel settore della plastica, dei costi. I costi sono quadruplicati, per cui noi, le imprese turistiche, pur con un fatturato crescente, pur con una stagione quasi eccezionale, non chiuderanno bilanci eccezionali, perché i costi, le bollette stanno ancora arrivando per la stagione estiva. C'era qualche dato sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa: un'impresa turistica ricettiva in Italia paga il 70% più
di una omologa impresa turistica della Francia e il 27% di più di un'omologa impresa della Spagna. Sappiamo che in Francia l'energia si produce con parecchio nucleare, anche se molte centrali sono in manutenzione in questo momento, e la Spagna invece è molto forte nel gas liquido e quindi non sta avendo i problemi che abbiamo noi. C'era una simulazione, diceva che un'impresa turistica italiana spende 188.000 euro all'anno di energia contro 148 di un'impresa omologa spagnola contro 111 di un'impresa francese, quindi questo impatta moltissimo. Questo fatto fa sì che pur con un'annata, ripeto, molto buona, la quasi totalità delle imprese turistiche hanno chiuso per riaprire a Pasqua dell'anno prossimo, cioè quasi nessuna sarà aperta d'inverno, quasi nessuna affronterà la stagione, diciamo la bassa stagione, e quindi finita l'estate sono quasi tutte chiuse, i costi sono insopportabili, e l'idea è quella di riaprire per la prossima stagione. Abbiamo parlato nella nostra trasmissione, nelle stagioni precedenti, appunto di questa particolarità del nostro territorio che ci consente anche di declinare il termine turismo al plurale. Da questo punto di vista mi piacerebbe sapere dal Presidente, per quanto concerne il turismo invernale, così a spanne che cosa si profila? Neve permettendo si profila benissimo. Neve permettendo si profila benissimo, ma con gli stessi problemi della stagione estiva. D'estate c'è il problema dell'energia, dei frigoriferi, dell'aria condizionata, d'inverno c'è il problema del riscaldamento e dell'energia che si impiega per innevare le piste e per far andare gli impianti. Quindi innanzitutto dobbiamo augurarci che faccia la neve, cosa che non è più così scontata come negli anni precedenti, e magari questo avviene, e dopodiché i problemi saranno gli stessi, quindi noi immaginiamo che l'anno prossimo, nel 2023, vuoi perché siamo diventati un po' più autosufficienti, vuoi perché forse si può risolvere il conflitto in questa maniera, i costi potrebbero diminuire, i costi dell'energia. Se poi avviene quello che ha detto chi mi ha preceduto, che tutto il surplus che non consumerà l'Europa andrà a finire a India e Cina e quindi comunque ci sarà un corto, allora saranno guai. Però insomma, bisogna capire che il petrolio lo si può trasportare in qualsiasi momento e ovunque, il gas ci vogliono delle infrastrutture che per poter diciamo spostare le forniture dalla Russia verso l'Occidente alla Russia verso l'Oriente ci vogliono 3-4 anni impegnativi di costruire i gasdotti che sono migliaia di chilometri di gasdotti, quindi il gas ha una struttura rigida mentre il petrolio ha una struttura molto flessibile, quindi speriamo che non avvenga tutto questo scenario così negativo e che invece qualcosa si possa risolvere. Assolutamente sì, questa visione, questo spiraglio di positività mi consente di andare da Cosi che appunto parlava di queste sfide per le aziende e che ci vuole portare una testimonianza di come nonostante tutto si va avanti anche innovando, crescendo e portando valore aggiunto. A lei. Sì, in effetti noi lavoriamo un materiale che è demonizzato un po' da tutti, cioè la plastica, ma gli avversari della plastica si mettono il cuore in pace. Per 30 o 40 anni la plastica sarà un materiale non sostituibile perché è quello di cui c'è disponibilità assoluta, flessibilità nell'utilizzo e costi più bassi di tutti. Il problema della plastica è quello del fine vita della plastica. È qui che dobbiamo tutti lavorare, noi cittadini in primis, e per agevolare la raccolta differenziata e le aziende con
la tecnologia, la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione di prodotto e di processo. Ecco, in tal senso la Irplast sta facendo degli sforzi importanti, abbiamo già prodotto 2 report di sostenibilità, abbiamo vinto nel maggio scorso a Milano nell'occasione della fiera IPAC-IMA, siamo stati insigniti dell'Oscar dell'imballaggio, il premio etico per la sostenibilità, con un prodotto che consente di risparmiare materiale, energia e CO2 nella sua lavorazione, consentendo quindi un'ottimizzazione delle materie e portando poi dei risparmi significativi in termini di costo e in termini ambientali. Quindi questa è la sfida che dobbiamo percorrere e la prossima frontiera è quella dell'economia circolare, cioè un'economia circolare vera, partendo dai rifiuti, con impianti atti prima al riciclo meccanico ed anche a quello chimico, che possano consentire, ecco, di chiudere complessivamente la filiera, portando un valore aggiunto notevole all'economia complessiva, all'ambiente del sistema e creando le premesse per uno sviluppo futuro in termini sostanziali anche da un punto di vista economico. L'Italia da questo punto di vista è anche all'avanguardia come tecnologie, c'è da fare un ulteriore passo riguardo alle autorizzazioni, quindi il tema della burocrazia, se vogliamo, quindi il tema delle autorizzazioni a impianti nuovi con tecnologie nuove, dove in Europa sono già avanti da questo punto di vista e l'Italia deve colmare un gap. Speriamo che anche grazie alla spinta del PNRR si possano accorciare certi processi deliberativi e quindi consentire anche nel nostro Paese la realizzazione di impianti reali importanti da un punto di vista del riciclo dei materiali. Questo è un tema veramente importante per il futuro di tutti noi, che ha prima di tutto delle ripercussioni sugli fatti ambientali, poi anche per l'economia naturalmente siamo in prima linea per poter portare avanti in termini concreti queste progettualità. Avevo una curiosità perché abbiamo visto le bellissime immagini relative, no, a questo importante traguardo raggiunto. Che cosa chiede oggi il mercato? Sappiamo che sì, giustamente sostenibilità di processo, immagino, ma le sfide più importanti per voi quali sono? Il tema più importante riguarda la monomaterialità. Cioè l'imballaggio deve essere costituito da un solo materiale plastico in modo da renderlo riciclabile. Questo è il vero punto di svolta, perché faccio un esempio banale, una vaschetta di ravioli o di prosciutto già confezionato che acquistiamo al supermercato. In quella vaschetta coesistono 4-5 materiali plastici diversi, ciascuno dei quali assolve una funzione per garantire la shelf life del prodotto. Protezione dalla luce, dall'umidità, dai gas e quant'altro. Ecco, il segreto è quello di realizzare tale imballaggio con le stesse caratteristiche e garanzie per il consumatore con un solo materiale, in modo tale che quella vaschetta potrà essere riciclata al 100%. Questa è la nuova frontiera sulla quale stiamo lavorando. Il polipropilene insieme al PET è il prodotto plastico più flessibile, che quindi meglio si presta a poter assolvere a tutte queste diverse funzioni. Questa è la sfida che noi stiamo affrontando. Grazie per questa precisazione che mi sembrava assolutamente rilevante. Quindi in questo modo siamo giunti alla conclusione della nostra puntata odierna e quindi io non posso che ringraziare i nostri ospiti. Ringrazio il nostro ospite in collegamento, Davide Tentori. Grazie. In studio ringrazio il presidente Laureti. Grazie a voi. E ancora Fausto Cosi. Grazie a voi dell'ospitalità. Per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito e vi do appuntamento lunedì prossimo alle 22:30.